rispetto all'anno scorso, vado subito al dunque, difesa rosso-blu che non è così arcigna. Come mai, Alessandro? Bella domanda. Complicato. Non lo so, quest'anno ci sono stati troppi errori anche individuali, anche di squadra. Bisogna cercare di forse di compattarci un po' più dietro e soprattutto una volta che si va in vantaggio bisogna cercare di non prendere gol. Nel secondo tempo, lo ha detto anche mister Pagliari, su quella fascia abbiamo visto un Brunetti atipico, ma comunque incisivo. Ti faccio una domanda, forse è mentalmente che dietro manca un po' di tranquillità, anche se poi fate le cose in allenamento fatte bene. Ma non lo so, sinceramente, cioè io mi sento sicuro Non di Michelin, come l'anno subito la scorso. Michelin in particolare. Quelli sono episodi. L'anno scorso magari un episodio così ci andava bene, quest'anno appena un minimo di sfortuna prendiamo subito gol. No, dopo sul secondo tempo abbiamo cambiato modulo e ho cercato di dare una mano in avanti per portare a casa i 3 punti, però purtroppo non sono venuti. Come rientra all'Aquila, anche se il viaggio ovviamente sarà brevissimo, come rientra all'Aquila la squadra? Se avevate percepito in campo di poter fare vostra questa partita, oppure se poi sul vantaggio, sul controsorpasso dall'Avezzano vi siete un po', non voglio dire accontentato nell'andare a trovare il pari, o se avete fatto di tutto per addirittura il nuovo sorpasso? No, noi appena abbiamo subito il gol del 2-1 e abbiamo cercato, anche il mister ha fatto subito i cambi per cercare di mettere un po' più di peso davanti, cambiando modulo e abbiamo cercato in tutti i modi per portare sempre a casa i 3 punti, non ci siamo accontentati del pareggio.